Ok, ho aumentato un po' la sensibilità, ma sembra non sia cambiato nulla. Vediamo se riescono a dirmi cosa c'è su questo tavolo. Per favore, gioco. Beh, non proprio. Comunque sì, sto giocando, se intendete quello. Cosa c'è su questo tavolo? Ditemi uno di questi oggetti. Ok, intanto vediamo la bellezza di come hanno ricostruito questo borgo. Come hanno ricostruito le parti interne di questo borgo. Gli arredi. E niente, a parte questa parola, non arriva nient'altro. Proviamo a cambiare stanza. Potete dirmi qualcosa su questo posto? Sembra che stiano per far uscire una parola, però poi ogni volta riabbassa il livello. Stanza degli avi. Ok, c'è qualcuno qui? Qua si va giù. Interessante, questo potrebbe essere il punto migliore per l'indagine. Sottoterra. C'è anche molto freddo, adesso devo ritirare fuori il melmeter per vedere che temperatura c'è qui. Sento molta energia qua sotto. Ci sono 18,8 gradi. C'è qualche presenza qui? Lo so che c'è qualcuno qua sotto. Potete avvicinarvi allo strumento e farlo. Sono sempre abituato a dire illuminare, in questo caso a darmi un segnale. Per favore. In ogni caso, direi di provare a fare la spirit box qua. Qua c'è anche questo intaglio con la nicchia, mi sembra il luogo ideale. Peccato che sul melmeter non abbiamo riscontri. Dal momento che il posto è molto silenzioso, non credo sia il caso di utilizzare la cassa, quindi iniziamo subito. C'è qualche presenza che riesce a comunicare con me con questa spirit box? Che posto era questo? Un tempo. Avete un messaggio per me? Devo sapere qualcosa su questo luogo.
Io rimango in attesa. Tutto quello che volete dirmi, fatemelo sapere. Ok, vi lascio 30 secondi, più o meno. Ditemi qualsiasi cosa. Io. Potete interagire con le lampadine? Farle sfarfallare, spegnere? Riuscite a farmi capire che siete qui? Potete interagire con quella lampadina, ad esempio? Questa qua davanti a me. Concentrarvi sulla luce, so che potete farcela. Potete farla sfarfallare, ad esempio. Bene, interazioni quasi niente dal punto di vista del Melmeter, tranne in due occasioni che, in cui io non stavo registrando, è sempre alla parete, la famosa parete dove ho detto che ci sono state delle interazioni, effettivamente a me qualcosa ha segnato, non tantissimo ma ha segnato, ho ripreso di nuovo, non è successo niente, ho ristoppato la registrazione e ancora di nuovo, ho riregistrato ancora e niente, insomma... È successo due volte fuori dalle registrazioni, ve lo assicuro, il Melmeter si è ha dato uno 0,2, è arrivato fino ad 1 massimo, un picco di 1 e poi basta. Fosse stato un valore fisso avrei detto è un disturbo, ma il disturbo è andato via immediatamente, tipico delle interferenze paranormali, quindi non so che dire, non l'ho registrato e non ci sono riuscito neanche in un secondo momento. Mi manca solamente ad analizzare la Spirit Box, per il resto tutto ok, il Ghost Radar. Quelle due parole, ragazzo, che forse si riferiva a me, e il vaso che era proprio accanto, quindi molto interessante, tutto molto interessante, ma niente di così concreto, la lampadina non si è mossa, posto comunque fantastico, e niente, ci vediamo al prossimo video. Vorrei dedicare questa prima indagine ad Ilaria Vezza, che mi scrive: credo nel tuo lavoro e nella tua serietà. Questo è il messaggio che ha lasciato nella money box di Misteri da Cacciare. Ciao Ilaria, un bacione, e grazie per la tua fiducia.